Viaggio dell'Italia con voi ci ha portato oggi a Milano, a Villa Reale, un capolavoro del neoclassicismo milanese. La villa è stata progettata dall'architetto austriaco Leopoldo Pollack. I due fronti della villa sono impreziositi da statue e rilievi di soggetto mitologico, progettati dal poeta neoclassico Giuseppe Parini e scolpiti dalle stesse maestranze della facciata del Duomo. Le sale del piano terra sono invece decorate dagli estrosi motivi ornamentali di Giocondo Albertolli. La decorazione interna del primo piano è espressione del neoclassicismo napoleonico, culminante nel celebre affresco di Andrea Appiani, il Parnaso. La villa fu voluta dal conte Ludovico Barbiano di Belgioioso. All'esterno troviamo il giardino all'inglese, il primo a Milano, progettato dal conte Ercole Silva, autore del Trattato dell'arte dei giardini inglesi. Delizioso il laghetto, disegnato in modo da non consentire mai una visione unitaria. Allora, io sono con Paola Zatti, che è la direttrice della Galleria d'Arte Moderna di Milano, dove ci troviamo in questo momento, e questa è una villa straordinaria. Direttrice, ci racconta un po' la storia di questo posto. Noi ci troviamo a Villa Belgioioso, che è uno dei più importanti e intatti esempi di architettura neoclassica a Milano. È una villa molto suggestiva che oggi sede della Galleria d'Arte Moderna, quindi conserva tutte le collezioni di arte moderna fino agli inizi del Novecento della città. È una collezione molto varia, con una serie di capolavori e di nuclei di artisti importanti dell'Ottocento italiano. Da Segantini a Medardo Rosso, da Hayez a Canova, insomma i più grandi esponenti della pittura e della scultura italiane dell'Ottocento. È una collezione che si è formata grazie a lasciti e donazioni, un aspetto di cui il collezionismo milanese è stato particolarmente attivo negli anni, e che viene presentata all'interno di questi ambienti che effettivamente si prestano molto, perché alternano sale espositive adatte alla collezione ad ambienti come quello in cui ci troviamo, che invece mantengono ancora intatto il loro sapore originale. Questo per esempio era la sala da pranzo del costruttore Ludovico Barbiano di Belgioioso, e a fianco ci sarà, potrete vedere, la sala da ballo, che era una sala concepita come sala della musica peraltro, quindi anche molto adatta per la realizzazione di concerti e performance teatrali. Quindi è un edificio con tante funzioni e con molte storie da raccontare. E il giardino all'inglese è stato uno dei primi esempi a Milano di giardino all'inglese, giusto? Sì, è stato il primo esempio di giardino all'inglese, progettato sulla falsariga del trattato famosissimo sui giardini di Ercole Silva, settecentesco, ed è intatto anche il giardino, sia negli aspetti di progettazione del lago, della torre, dei vari punti di sosta. Sul lago mi stava raccontando prima, questo lago è stato progettato in maniera molto particolare. Sì, giusto? È un lago, è un laghetto, che occupa la parte centrale di questo giardino, peraltro non piccolissimo, ed è stato progettato in modo tale che, come il resto del giardino, in ogni punto si crei una visuale prospettica pittorica, quindi sembra davvero di calarsi all'interno di un grande affresco ottocentesco. Un saluto agli italiani all'estero.
che spero ci abbiano visti oggi numerosi in questa passeggiata e con l'augurio di vederli anche qui nel nostro museo. E da questa sala, dove ci sono alcuni dei quadri più belli di Francesco Hayez, proprio qui da Villa Reale, vi saluto e arrivederci al prossimo viaggio, sempre all'insegna dell'arte e della bellezza.